Torniamo adesso ad Abano per capire se riusciamo a sentire l'assessore Cristina Pollazzi. Assessore, lei mi sente, giusto? Sì, perfettamente. Io sento anche lei, allora siamo perfetti, abbiamo ripristinato alla grande. Dicevamo, riannodiamo il discorso, siete stati costretti a richiudere dopo aver aperto pochi giorni fa. Sì, e tra l'altro aperto con soddisfazione perché avevamo moltissimi visitatori, anche se non è che fosse favorevole una chiusura nel weekend. Però durante la settimana vi era questa attenzione a questa mostra così particolare. Certo, e quindi... Mostra che per noi... Prego. No, dicevo, quindi la situazione è davvero drammatica, no? Da questo punto di vista. Anche altre mostre del Padovano stanno vivendo la stessa situazione medesima che vivete voi. La mostra di Van Gogh, penso a quella dei Macchiaioli, sempre lì nel territorio padovano. Però evidentemente anche la vostra di mostra era davvero partecipata e voi stessi vi trovate a dover gestire una questione veramente complicata. Sì, quello che ci fa un po' specie è che noi avevamo organizzato tutto quanto per delle visite in totale sicurezza e ci sembrerebbe anche molto bello che nel momento di lockdown in cui la gente è chiusa, non ha grandi rapporti sociali, potesse avere un luogo dove riflettere e ammirare il bello. Quindi direi una sofferenza per noi che dipinti così belli, di autori così importanti e anche tutto l'entusiasmo che abbiamo profuso cada un po' così nell'oblio. Ecco. Speriamo che finisca presto e di ritornare alla grande. Io ho ancora fiducia. La nostra mostra è stata ovviamente prorogata perché sarebbe conclusa il 5 di aprile e l'abbiamo prorogata al 13 di giugno. Quindi io auspico che questo periodo così difficile termini presto in maniera tale di aprire ancora i battenti della nostra Villa Bassi. Ecco, sento nelle sue parole grande sconforto, no? Un senso di sconforto perché eravate pronti, avevate riorganizzato il tutto, perché questo è bene sottolinearlo, lei l'ha detto prima, ci eravamo riorganizzati per riaprire in completa e totale sicurezza, come anche altri ambiti, questo ambito culturale, musei, mostre, eccetera, però... In questo caso, insomma, visto che parliamo di questa questione specifica, voi vi eravate attrezzati per essere sicuri e tranquilli che non vi fossero problematiche in termini di possibili contagi. Ho riscontrato nelle sue parole grande sconforto di dire siamo ancora qua. Sì, non è cambiato granché da quel giorno di ottobre in cui abbiamo chiuso. E adesso vediamo in sostanza perché sicuramente io credo che dopo Pasqua ci potranno, cioè è meglio vedere in positivo, cioè ormai la situazione è questa, cerchiamo di vedere in positivo e che dopo Pasqua ricominci questa presenza di persone interessate alle nostre opere e a questa mostra così particolare che è un dialogo tra due collezioni, di cui una molto importante, che è quella di Berlino. E diceva prima, avete comunque, giustamente, va da sé, prorogato, no, le date per quanto riguarda la mostra. Magari diamo anche un po', se riusciamo, una indicazione ai telespettatori. Cioè, da quando si riapre, la prorogate fino a? Fino al 13 di giugno. Ah, quindi si va avanti, insomma, l'auspicio è quello di riaprire, dopo Pasqua è quello di riaprire. Assolutamente sì. E poi di continuare, voglio dire, perché ci sono altre attività e altre mostre previste per la nostra villa, quindi è assolutamente importante riavviare il motore, che poi è un motore non solo riferito alla villa di per sé stesso, ma tutto al comparto termale e al turismo, che è in una situazione di grave difficoltà.
Ecco, questa mostra riusciva anche a portare ad Abano persone da fuori, no? Diceva, era una mostra comunque davvero partecipata, assessore. Sì, era una mostra partecipata e studiata proprio, noi abbiamo il museo aperto da 2 anni, quindi abbiamo fatto prima la mostra fotografica di Eva Arnold per la prima volta in Italia e adesso quest'altra mostra, perché dobbiamo far conoscere il nostro museo e tutte le sue attività culturali a livello nazionale, non ci basta il livello locale. E questo ci ha interrotto proprio questa nostra pianificazione, che è una pianificazione che dura e si protrae fino a gennaio 22. E quindi siamo proprio in una grande aspettativa e speranza che si risolva tutto presto. Assessore, la ringrazio per il suo intervento, per le sue parole e ovviamente l'auspicio è quello che il tutto torni alla normalità quanto prima e che la gente possa riapprezzare e riabbracciare le meraviglie che voi avete in esposizione lì ad Abano Terme. Grazie davvero.